Sono andato all'Istituto Ramazzini di Bologna a interrogare una grande scienziata, la Fiorella Belpoggi, che ha lavorato per molti anni insieme al National Toxicology Program americano proprio per studiare da vicino su cavie quali sono gli effetti delle emissioni radio. Guardate. Bentivoglio, Bologna. Questo è il centro di ricerca sul cancro dell'Istituto Ramazzini. Qui, dal 2005 al 2008, è stato condotto il più importante esperimento al mondo sugli effetti dell'esposizione alle radiofrequenze. La dottoressa Fabiana Manservisi è uno dei ricercatori che ha lavorato all'esperimento. Questo studio ha coinvolto in totale 2.448 animali distribuiti su 4 gruppi sperimentali. Tutti gli animali trattati hanno subito una intensità di radiofrequenza pari a 1,8 GHz, ma con un campo elettrico diverso. Siamo in una delle 4 stanze in cui è stato condotto l'esperimento. L'antenna è collocata al centro di questi toroidi che simulano quasi un condominio. L'irraggiamento avviene in maniera uniforme per tutti gli animali alloggiati in questi, possiamo definirli, mini appartamenti. Per questo studio sono stati scelti i ratti perché uomo equivalenti. Tra tutti i mammiferi sono quelli che rispondono agli stimoli in maniera molto simile agli esseri umani. Dalla fase prenatale fino alla morte sono stati irraggiati 19 ore al giorno con l'intensità di 1,8 GHz, quella del 2G e del 3G. Noi abbiamo scelto questa intensità per simulare la trasmissione delle radiofrequenze delle antenne della telefonia mobile e delle stazioni radiobase. Noi abbiamo avuto i risultati contemporaneamente ad uno studio fatto negli Stati Uniti con lo stesso modello sperimentale, che però studiava esposizioni molto più simili a quelle del telefonino. La dottoressa Fiorella Belpoggi ha supervisionato personalmente lo studio ed è stata la prima ad accorgersi di una corrispondenza tra i tumori rilevati dal suo istituto e quelli analizzati dalla ricerca del National Toxicology Program americano. Sorprendentemente, sono apparsi tumori rarissimi nel cuore. In particolare a mutare sono le cellule di Schwann. La mia collega mi porta questi preparati, iniziamo a leggerli. Uno schwannoma del cuore su 100 animali circa maschi, dopo una ventina di casi un altro schwannoma del cuore, un altro schwannoma del cuore. Cavolo, dico, ma questi tumori così rari, ma cosa stiamo vedendo? Dopo 3 o 4 giorni esce la conferenza stampa del National Toxicology Program in cui dice che ha visto questi tumori. Quindi se c'è un aumento, seppur di un tumore molto raro, ci deve essere un qualche tipo di ragione. Il cloruro di vinile, per esempio, che è una plastica, perché ci si accorse che era cancerogeno? Perché provocava l'angiosarcoma del fegato, che è un tumore rarissimo. Il mesotelioma per l'amianto, rarissimo. Certo. Cioè l'evenienza di un tumore raro è sempre la dimostrazione che c'è qualcosa che non va. Non è ancora finito del tutto lo studio, perché adesso sono curiosa di vedere, siccome hanno trovato tumori delle ghiandole surrenali, un aumento dei tumori della tiroide, anche se non statisticamente significativo, io voglio vedere cosa vediamo noi, perché se anche noi vedessimo anche questi tumori, cari, basta, cioè non si può giocare più, perché in effetti oggi si cerca di fuorviare in tutti i modi un'evidenza che ormai è consolidata, perché il business è enorme. È gigantesco. Attraverso il 5G passerà il futuro del mondo, alcuni dicono. Vorrebbero, non so se ce l'hanno chiesto, però lei lo vorrebbe di azionare il suo frigorifero da
da qui, per esempio, parlare adesso. Con la lavatrice, magari. Parlare con la lavatrice, guidare senza volante. Noi delle onde millimetriche che verranno utilizzate per il 5G, abbiamo il buio completo. Siamo in balia di un'industria che non ha investito un centesimo per la sicurezza dei propri prodotti. E questo non si può fare, è illegale, in Europa è illegale. Adesso basta, il 5G deve passare uno scrutinio sulla sicurezza. Bene.